E se Stellantis producesse auto cinesi in Italia? Fermi, prima di alzare i pugni in aria che diventano degli uragani nell'est asiatico, vi dico subito che si tratta di un'indiscrezione, però con delle fondamenta piuttosto chiare. Ma qui vi spiego perché non è un'idea campatenaria e soprattutto perché potrebbe avere dei risvolti interessanti. Dopo la sigla vi spiego questa situazione, prima però vi chiedo di iscrivervi al nostro canale YouTube, cliccare sulla campanellina e di seguirci sui nostri canali social. Per voi sarà semplicemente un click, ma per noi cambia davvero tanto. Riavvolgo velocemente il nastro. 26 ottobre 2023, nella notte arriva la notizia: Stellantis si prende circa il 20% di Leapmotor per 1,5 miliardi. 1,5 miliardi per entrare nell'azionariato della casa di Hangzhou, specializzata nella produzione di veicoli elettrici, ma anche con un background molto interessante su cui ci tornerò più avanti. L'accordo prevede la costituzione di Leapmotor International con una quota al 51% di Stellantis e, ascoltate bene, i diritti esclusivi per l'esportazione, la vendita e la fabbricazione di prodotti Leapmotor al di fuori della Cina. Ecco, in tanti si sono concentrati sull'idea che questa operazione sarebbe servita principalmente come un cavallo di Troia per poter entrare in Cina. Ma proviamo un attimo a ribaltare la prospettiva. La questione degli stabilimenti Stellantis in Italia è un qualcosa che interessa parecchio. La politica ha chiesto al gruppo di confermare l'impegno di produrre 1 milione di veicoli l'anno all'interno però dei nostri confini. E questa richiesta è inserita all'interno di un dibattito anche abbastanza acceso tra Stellantis e il governo relativamente anche al costo di produzione di un mezzo in Italia. Ecco quindi la notizia non ancora confermata. A Mirafiori dal 2026 si potrebbero produrre modelli cinesi Leapmotor, destinati però alla commercializzazione in Europa, con una capacità produttiva di circa 150.000 unità all'anno. Oggi Mirafiori è casa delle Maserati, a eccezione della MC20, della Fiat 500 elettrica e anche della Abarth 500 elettrica. A fine marzo poi ci sarà l'addio della Levante, visto che il nuovo modello in sostituzione che arriverà nel 2027 verrà prodotto a Cassino. E lo stesso discorso vale per le 500 elettriche, visto che con la nuova piattaforma, la STL A-Small, verranno fatte verosimilmente a Pomigliano d'Arco. Sì, ok, ma perché questa mossa è così conveniente? Perché è una sorta di mossa win-win? Produrre auto Leapmotor in Europa significherebbe portare sul mercato dei modelli elettrici a prezzi più bassi, con dei processi produttivi più controllati, tra l'altro, senza dover incappare oltretutto nei nuovi dazi doganali che si stanno muovendo dopo l'indagine dell'Unione Europea sulle presunte pratiche scorrette da parte di brand cinesi in tema di produzione. Dunque questo significherebbe comunque anche un risvolto positivo per tutti quei lavoratori all'interno del territorio italiano e per la produzione all'interno dei nostri confini, visto e considerato che si potrebbe sfruttare un nuovo asset pronto con un'operazione eventualmente di badge engineering, abbattendo quindi quelli che sono i costi per mantenere una competitività in tema di costo del lavoro rispetto a paesi come la Polonia, il Portogallo o la Serbia stessa, dove guarda un po' verrà prodotta la prossima Panda. Per Leapmotor, tra l'altro, questo significherebbe poi anche entrare in Europa in maniera un po' più capillare, con una rete di appoggio importante, elemento fondamentale questo. A oggi, infatti, Leapmotor è già presente con la piccolina, la T03, ma venduta solamente in Francia e tramite importazione. Ecco, più che modelli quindi di fascia medio-alta, nonostante comunque il grande apporto tecnologico, visti gli accordi con Nvidia e Qualcomm, con la società cinese, questa sarebbe una strategia sensata. Anche perché per Stellantis avrebbe davvero poco valore introdurre dei nuovi modelli di alta gamma, poco conosciuti, con uno stile, un design e uno sviluppo degli interni che lo stiamo vedendo anche in altre realtà introdotte in Europa, si distanzia un po' da quelli che sono i nostri gusti. E in questo caso poi avrebbe ancora meno senso se ci pensate, visto che la galassia Stellantis ha dalla sua marchi e modelli in rampa di lancio fondamentali per la storia italiana, sì, ma anche europea, come Maserati, Alfa Romeo, la stessa Lancia, che in questa fase storica vanno comunque rilanciati. Parallelamente, dunque, se da un lato il processo produttivo
potrebbe portare una spinta in termini di mercato, dall'altro è figlio di un'acquisizione davvero molto interessante, legata a una razionalizzazione produttiva, ma eventualmente anche a un interscambio di know-how, di conoscenza, con un'azienda che è nata solamente nel 2015, certo, ma che è focalizzata sulla tecnologia, sullo sviluppo software, elementi chiavi per l'auto di oggi e di domani, ma soprattutto sull'intelligenza artificiale. Come vi ho già accennato prima, infatti, all'ultimo Salone di Monaco, quello del 2023, Leap Motor aveva annunciato gli accordi con realtà come Qualcomm oppure anche come Nvidia per la gestione di software a bordo della vettura. E se pensate che questa sia una strategia unica, beh, vi sbagliate di grosso. La commistione tra Europa e Cina, e non solo a livello software, ma anche a livello di piattaforme, ad esempio, è un qualcosa oramai di assodato che avviene da diversi anni e con realtà differenti. È un bene? È un male per il mondo della mobilità dell'auto? Beh, staremo a vedere. Certo è che ignorare queste dinamiche globali significherebbe comunque mettere la testa sotto la sabbia. E questo Tavares, tra l'altro, l'ha specificato davvero molto bene. Ora però chiedo a voi cosa ne pensate. Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Vi convince questo accordo? Noi ci vediamo al prossimo video.